Ciao spiriti e bentornati in questo nuovo appuntamento con l'audioblog. Voglio parlare di un argomento molto importante a cui tengo molto e sicuramente a cui tenete molto anche voi, che è il culto della natura. E spesso mi sono interrogata su come sia nato questo culto della natura. Ne abbiamo parlato tante volte, in tanti audio, in tanti video, quando i nostri antenati erano inseriti all'interno dei cicli naturali e da loro dipendevano. In realtà anche noi dipendiamo dai cicli naturali tutt'oggi, ma non ne abbiamo più consapevolezza. Era più semplice celebrare, era più semplice sentire questa partecipazione alla natura e questa partecipazione alla creazione. Oggi siamo sconnessi da questo aspetto e quindi penso che sia importante iniziare a di nuovo tornare, più che iniziare, a sentire ancora quel collegamento con la natura. La domanda principale che secondo me fa scattare molte riflessioni e anche una sorta di riflessione esoterica su come sia nato il culto della natura è proprio da dove arriva tutto questo che viviamo. Noi siamo qui, sulla Terra, guardiamo le stelle e gli oceani. Prima dell'uomo la Terra ha compiuto un viaggio di trasformazione di miliardi di anni, grazie ad una forza che ha ordinato quel caos primordiale. In tutte le cosmogonie, se ci pensate bene, si racconta proprio di questo. Ad un certo punto qualcosa, un'energia, una forza che spesso è associata al suono, inizia a mettere a posto tutti i vari elementi, proprio come quando accendiamo la fiamma sotto un calderone e tutti gli elementi iniziano a cambiare stato, a cambiare forma, creando un'amalgama di materiale che diventerà poi qualcosa di vitale, di utile. C'è qualcosa che i nostri antenati avevano percepito, questa forza vitale che organizza e che è stata celebrata come forza creatrice, quella cosa essenziale senza la quale non può esistere la vita. I nostri antenati lo sapevano, lo sentivano e si ponevano domande. È importante, secondo me, ad un certo punto della nostra pratica fermarsi e provare a capire il punto zero della nostra pratica, quindi da dove arriva il nostro culto. Perché ok che i boschi sono sacri, gli animali sono sacri, va bene che celebriamo il nostro calendario seguendo la natura, ma perché lo facciamo? Perché la domanda chiave è fondamentalmente sempre quella. Le mie riflessioni mi hanno portata negli anni a ricercare, ad andare indietro, proprio alla ricerca di quel punto zero, un punto zero in cui la spirale di questa vita prende origine, se vogliamo. Quindi l'origine del tutto. E ne parlo soprattutto da un punto di vista naturale, biologico, non tanto in senso biblico, quindi questa creazione mitologica. Pensate quanto è pazzesco. Tutto ciò che esiste si è originato dal caos che prende forma e che tutti gli eventi che si sono susseguiti grazie all'evento precedente e sono stati tutti funzionali alla realizzazione dell'universo, proprio come lo conosciamo adesso. Quindi si sono create le condizioni per la vita, per la sua evoluzione, perché ogni piccolissimo tassello, ogni molecola si è organizzata in modo tale da creare quelle condizioni. Non sto dicendo che ci sia stata una predestinazione, è esattamente il contrario. Ci sono state delle correnti, delle energie che si sono unite in un certo modo, che qualcuno pensa che sia casuale, per creare, non per creare, ma che hanno creato le condizioni per la vita. Per la vita così come la conosciamo noi su questo pianeta. La vita così come la conosciamo però origina da questo caos che si ordina in un modo perfetto, nel modo che ci permette di essere qui oggi, adesso. Questo è da celebrare, assolutamente. Già solo per questo potremmo creare dei riti meravigliosi per onorare tutto il passato, tutta questa forza vitale, proprio perché noi siamo figli di questa trasformazione, a mio avviso causale e non casuale. Basta guardare un documentario per rendersene conto.
un documentario di come si è originata la vita sulla Terra a partire dall'arrivo dell'acqua dallo spazio, piuttosto che la produzione dell'ossigeno grazie a dei microrganismi. Sembra quasi davvero che tutto l'universo si sia organizzato per creare queste condizioni. Questo studio ci permette di legarci ancora di più ad ogni forma di vita, perché ci mette davanti poi alla realtà che ogni singolo essere vivente ha contribuito con la sua esistenza alla vita sulla Terra. Ma quindi che cos'è questa forza che ha organizzato il caos? La scienza non sa rispondere, nonostante ci provi da anni, da decenni. E ho il sospetto che non risponderà mai, perché quel qualcosa che muove la vita non può essere conosciuto con i nostri sensi, quindi con quel 5% pare di cervello che utilizziamo e di cui abbiamo coscienza, che è tra l'altro poi la parte del cervello che crea gli strumenti con i quali gli scienziati tentano di conoscere l'inconoscibile, tentano di conoscere questa forza che però non può essere conosciuta con quel 5% con cui vengono creati gli strumenti per conoscerla. Quindi è veramente un paradosso. Occorre dunque conoscere e andare verso quel qualcosa attraverso un atto intuitivo, è l'unica cosa che resta da fare, quindi utilizzando quelle aree del nostro cervello che non sono soggette alla coscienza e quindi attraverso la conoscenza, attraverso i cinque sensi. Non a caso chi ha spiegato o ha provato a dare la sua versione sull'origine delle cose, attraverso il mito per esempio o le cosmogonie, sono stati proprio gli sciamani, quindi quelle figure che attraverso l'alterazione della coscienza riuscivano ad entrare in stati diversi e quindi a comunicare anche con il mondo che si trova oltre i cinque sensi. Spesso mi sono chiesta se gli sciamani vedessero davvero la creazione per come è avvenuta, considerando anche il fatto che i miti sono molto simili tra di loro anche in parti del mondo molto lontane, e quindi vedere proprio il processo creativo, vedere l'energia che si muove, come si muove. Io credo che molti popoli antichi, forse meno incarnati di noi, quindi in uno stato evolutivo diverso dal nostro, forse questa energia probabilmente la vedevano, vedevano magari l'anima negli animali, l'anima nelle piante, nelle rocce, nelle montagne, e quindi è stato sicuramente più semplice poter concepire una energia, una divinità, uno spirito, piuttosto che diciamo il nostro modo, piuttosto che noi in questo mondo, in questa parte di mondo e con il nostro stadio evolutivo, soprattutto inseriti in una società che va velocissima. Quindi siamo arrivati a conoscere qualcosa di questa forza proprio grazie agli antenati primitivi, che la nostra cultura tra l'altro definisce con disprezzo come persone ignoranti, bruti, incapaci completamente di qualsiasi attività intellettuale, ma che in effetti ci hanno tramandato queste tradizioni e questi miti che oggi noi che stiamo facendo questo percorso possiamo apprezzare e possono farci da guida per la nostra pratica, per il nostro sentiero. Sappiamo che esiste questa forza di base che ha dato un inizio all'organizzazione del caos e ha supportato la vita da sempre. Se ti piace l'argomento e sei interessato all'argomento, ti consiglio di cercare in rete la parola cosmogonia associato a qualsiasi altra tradizione. Ad esempio potresti cercare cosmogonia nordica piuttosto che celtica, piuttosto che hawaiana, e ti accorgerai dei punti in comune. Ti accorgerai quindi come gli sciamani di queste culture abbiano avuto le stesse intuizioni o forse le stesse visioni. Questo non lo sapremo mai, però il fatto resta che queste cosmogonie, questi miti di creazione si somigliano davvero tanto. La forza quindi che anima e che organizza, noi potremmo chiamarla spirito, è un codice silenzioso e permette tutti i processi esistenti. Esattamente proprio come nel nostro corpo c'è il DNA che si articola ed articola a sua volta ogni aspetto di noi stessi senza però che ne siamo consapevoli. Lo spirito come il DNA sono ovviamente una spirale, il DNA lo sappiamo sicuramente che è una spirale, lo spirito possiamo intuirlo
sempre osservando il passato e ascoltando le nostre intuizioni, appunto. È un qualcosa che si muove su più dimensioni, su più piani evolutivi, non è un cerchio, non ha un inizio e una fine, ma esiste in ogni tempo e in ogni spazio. Esiste e basta, esiste. È lo spirito che dà origine a quel punto zero e quindi a quella forza vitale che muove la vita in tutti i suoi processi, quindi come nascita, crescita, declino e morte. Quando celebro la natura, celebro questo punto zero e questa forza. Ho preso consapevolezza di questo nei riti e anche grazie a queste osservazioni che faccio attraverso, spinta dalla mia curiosità perenne. Celebrare la vita o le feste della natura implica portare nel cerchio la devozione verso questo spirito che noi chiamiamo Dea, ma altri popoli chiamavano ad esempio Grande Spirito. Ovviamente la Dea di cui parliamo va spogliata di tutti gli attributi patriarcali, come per esempio essere la sorella o la sposa di un dio. Dobbiamo prenderla nel suo periodo di riferimento in cui era appunto considerata come la forza vitale, quindi quando la Dea era la grande Dea e non semplicemente una madre, una sposa, una sorella, piuttosto che una produttrice di bambini. La Dea, presa nel suo ambiente naturale, nella sua cultura di origine, semplicemente è quindi quella forza degli elementi che muove la vita. È la spirale, è lo spirito, è appunto la forza all'origine del punto zero che fa ancora parte di noi, proprio come faceva parte dell'essere umano e di ogni cellula miliardi di anni fa, all'origine della creazione. Quando celebriamo la natura significa celebrare la vita e quindi questo processo che è alla base della natura. E quindi anche un gesto, una parola diventa un rito. La celebrazione ci porta il sentire di essere in comunione con tutto ciò che esiste, quindi di essere mossi dalla stessa forza che muove un albero, una goccia d'acqua o un bisonte. Pensiamo a quella cellula, a quella prima entità vitale che ha dato origine a tutto ciò che poi è venuto dopo, a quelle monocellule, alle alghe, agli elementi, ai primi vegetali, alle prime forme animali. Si è originato tutto da quella microcellula e tra l'altro non ricordo bene il nome, ma so che in qualche documentario viene citato il suo nome, di questa prima cellula, di questa antenata di tutti noi. Abbiamo antenati comuni, in effetti, se ci pensiamo. Quindi dall'era arcaica, di 5 miliardi di anni fa, abbiamo le alghe e i batteri, che sono i nostri avi, fondamentalmente. E sarebbe molto interessante, molto bello, celebrarli nei riti. Sembrano discorsi folli, lo so. Ma se viviamo il nostro culto della natura nella sua completezza, non possiamo mettere l'uomo e le sue pratiche al centro di tutto. Prima dell'uomo la terra ha avuto una sua storia, proprio come una madre che cresce e attende di diventare matura per concepire. Celebrare quella madre solo dal concepimento in poi è molto antropocentrico. Proviamo quindi ad avere una visione più ampia di quella madre, considerarla come un utero di ogni cosa esistente, ma contemporaneamente una forza viva, esistente a prescindere, senza la quale niente sarebbe esistito. Ma soprattutto dovremmo imparare anche a riflettere sul fatto che senza tutte le forme di vita che sono arrivate prima dell'uomo, l'uomo non sarebbe mai esistito. E la vita non si è organizzata per creare l'uomo, la vita si è organizzata in base a se stessa, in base a questa forza vitale, proprio come il DNA in noi, che poi determina magari le caratteristiche fisiche. Il nostro arrivo, il nostro essere qui, non è la fine. La vita non si è organizzata per darci un pianeta, la vita si è organizzata affinché anche l'uomo passasse da qui. E poi chissà, che cosa succederà dopo il nostro periodo? Chissà che cosa diventeremo, chissà quale sarà la nostra evoluzione, chissà che cosa stiamo contribuendo a creare. E in questa ottica, essendo una parte di passaggio della vita, abbiamo una grande responsabilità. E questa responsabilità noi la esprimiamo nel cerchio quando dedichiamo i nostri riti e le nostre pratiche a qualcosa. Ecco perché da tanto tempo, soprattutto in questi ultimi due anni, vi propongo proprio di lavorare in cerchio per qualcosa che non riguardi solo noi. Che se chiediamo abbondanza, dobbiamo essere noi abbondanza, dobbiamo diventare noi quella sensazione, quella forza che porta l'abbondanza proprio nella vita e nel mondo.
cercare di essere parte attiva della creazione. Lo siamo in realtà, lo siamo anche se non ne siamo consapevoli. Diventiamo consapevoli quindi di essere parte attiva. Facciamo noi degli atti proprio magici affinché la creazione sia qualcosa di meraviglioso e non di decadente. Dipende da noi. Quindi l'uomo con la sua consapevolezza e il livello di coscienza può creare consapevolmente. Se ci mettiamo a paragone di un animale, sappiamo che l'animale reagisce e agisce per istinto, seguendo un suo proprio stimolo alla sopravvivenza. Lo facciamo anche noi, ma abbiamo una scintilla in più. Abbiamo la consapevolezza e quindi abbiamo la capacità di conoscere, di comprendere, di decidere. Noi possiamo scegliere in qualsiasi momento che cosa fare, che cosa dire, dove andare, che cosa portare in questo mondo e alle persone che ci stanno intorno. Quindi onoriamo quella prima cellula, questa nonna cellula che ci ha dato la vita. Onoriamo tutti gli esseri che prima di noi ci hanno permesso di essere qui, in una catena continua e perpetua. Li possiamo onorare facendo a nostra volta la nostra parte, per poter andare avanti in questa evoluzione affinché l'evoluzione diventi qualcosa di meraviglioso. Nell'articolo sul blog da cui ho tratto questo audioblog ti ho messo anche un'immagine della spirale evolutiva dell'universo, più che altro della nostra Terra, dove si vede benissimo questa spirale e quando appunto si passa da un'altezza a un'altra, la velocità con cui la velocità che aumenta, la velocità creativa e di consapevolezza che aumenta, fino ad arrivare alla nostra creazione, l'antropocene, che è un 2 mm di questa spirale. Ma in quei 2 mm si è focalizzato una sorta di movimento molto veloce, che ci sta permettendo di evolvere secondo dopo secondo, e quindi non dobbiamo sprecarne nemmeno uno. Dobbiamo veramente essere parte attiva, non dobbiamo essere soltanto un brutto ricordo per la nostra madre terra, dobbiamo essere una parte che crea un cambiamento e che permette a questa spirale di proseguire, passando attraverso di noi, esattamente come è passata attraverso i dinosauri, attraverso le monocellule, piuttosto che attraverso le rocce e tutti gli sconvolgimenti dopo il Big Bang. Proviamo ad essere consapevoli, portiamo nel rito questa consapevolezza di essere parte attiva e soprattutto impariamo ad onorare tutto ciò che sta con noi in questo momento contribuendo a questa evoluzione, quindi tutti gli esseri di tutte le specie che abbiamo intorno, di tutti i regni, e tutti quelli che ci hanno preceduti. Proviamo a fare questo nel prossimo rito, oppure crea un rito apposta per onorare queste parti, per onorare nonna cellula e tutti gli animali, le piante, i funghi, le rocce, gli elementi che costituiscono la nostra realtà, in un rito che ti sappia ispirare. E se vuoi fammelo sapere, raccontamelo, mandami delle foto. Io sarò felicissima di sapere che questo audio sta ispirando delle persone ad essere più consapevoli del punto in cui si trovano e del ruolo importantissimo che hanno. Siamo fondamentali, importanti, ma non siamo più di altri. Dobbiamo imparare a considerarci collaboratori di tutto ciò che ci sta intorno e quindi iniziare a vedere le altre forme di vita come qualcosa che, come noi, sta cercando, oltre che di sopravvivere, di portarsi avanti, anche di contribuire a quello che sarà il mondo futuro. Questa visione cambia notevolmente tutto ciò che il nostro rapporto con il creato. Ti saluto per il momento, ti do appuntamento al prossimo video o audio sul canale. Metti un like, condividilo, insomma, fammi sapere se ti è piaciuto soprattutto, e ti ringrazio tantissimo per essere arrivato o arrivata fino in fondo, e grazie mille, a presto.